Angelo Costa, pronto subito al lavoro, avrà delle chiare direttive richieste dalla società su cui operare? Sì, ci siamo messi subito al lavoro, subito dal primo giorno, per quello che concerne le mie mansioni, quindi quello di poter organizzare un po' quello che è il discorso Società Messina, e su questo già sono operativo. E sicuramente ci sarà molto da fare, ma con estremo orgoglio e con estrema passione e con estremo impegno cercherò di portare al termine tutto quello che sarà nell'ambito delle mie competenze e del mio compito, per far sì che questa società possa avere il meglio da quello che posso dare come contributo organizzativo, e quindi ottenere il massimo dal mio impegno lavorativo, e quindi andare avanti e progettarci verso cose e obiettivi più importanti. Non ci si nasconde, il primo step del professionismo, la Lega Pro richiede grande struttura, grande organizzazione. So che già lei avrà chiesto magari di risolvere qualche nota dolente del passato, per dire anche il merchandising merita per una struttura ben precisa. Ne parlavo poco fa in conferenza, il merchandising è una delle cose a cui io sono stato sempre più legato, è una di quelle cose su cui mi voglio mettere a lavorare. Però come dicevo in conferenza, sono state delle priorità a cui ci siamo dovuti dedicare, diciamo, tempestivamente. Ora pian piano metteremo, diciamo, attenzione ad altre cose, e man mano tutte queste cose di cui ci occuperemo verranno comunicate tempestivamente tramite il nostro servizio stampa, tramite i canali social. Quindi la gente, i tifosi del Messina saranno informati, e quindi magari sarà motivo di orgoglio e magari motivo ancora più di attaccamento verso questa società e verso questa squadra, tutto quello che faremo, perché lo faremo è per la squadra del Messina e per i tifosi del Messina sicuramente. Oggi vi riunite, incontrate la città nella piazza simbolo, Piazza Duomo. Volevo chiedere infine, più volte si è parlato anche negli ultimi periodi di aprire anche in zona centrale una sede sociale, credo che anche questo magari sarà interesse nel tempo, insomma, poter sfruttare e aprire una sede sociale che ad oggi manca al club. Guarda, innanzitutto orgoglioso di essere stato oggi qua, aver fatto questa conferenza qua in questa piazza importantissima nel cuore della città. E su questo discorso non ne abbiamo ancora parlato, mi sembra un po' prematuro, ci sono un po' delle cose più importanti che vorremmo affrontare, magari, sai, nel futuro, mai dire mai, magari è una cosa che se ne può parlare in futuro. Poi io personalmente sono uno di quelli che ascolta molto e piace sentire gli altri, quello che dicono, ascoltare il pensiero degli altri e poi comunque tirare delle somme, questo sicuramente. Invece tra i progetti che sono piaciuti lo scorso anno, l'apertura verso le scuole, verso i giovani, si è fatta più volte, credo che sicuramente sarà un tasto questo delle nuove generazioni anche di tifosi verso cui vi aprirete molto. Guarda, questo sfondi proprio una porta aperta, perché in tutti i posti dove sono stato ho curato questa cosa anche in maniera diversa, poi magari e più avanti vi dirò come voglio curarla, quindi sì, sicuramente sarà una cosa che porteremo avanti, e con tutto il rispetto per il passato ho già una mia idea su questo, come voglio strutturare questa cosa e come renderla ancora più appetibile ai piccoli tifosi messinesi.